La generazione digitale, quella dei giovani d'oggi, è il tema scelto per il primo appuntamento del Festival della Diplomazia a Roma dal 22 al 31 ottobre. L'iniziativa prende il via nella sala delle colonne dell'Università Luis Guido Carli, inaugurando una serie di incontri sui diversi modi di intendere le relazioni internazionali. Molti ospiti, industriali e giornalisti discutono di istruzione, lavoro, innovazione e tecnologia. Parlare di futuro e parlare di giovani, bambini e ragazzi che nei banchi di scuola dovrebbero capire Cosa gli piace. Avvicinarsi al mondo del lavoro, sfruttare le potenzialità della moderna tecnologia. Un settore su cui hanno puntato tanto Massimo Russo, direttore della rivista Wired Italia e moderatore dell'incontro, quanto Riccardo Luna, digital champion, uno degli ospiti. Voce infine al giornalismo. Per Carmen La Sorella, ex presidente di RaiNet, il suo ruolo è, per dirla con una metafora, far conoscere ai pesci l'acqua in cui nuotano, divulgazione quindi del potenziale digitale che ci circonda, ma che non non padroneggiamo mai abbastanza. Il servizio pubblico, la televisione deve favorire dei processi. Bisogna farlo con un progetto concreto e crossmediale che metta insieme l'attuale forza indiscussa della televisione con la forza che deve sempre più aumentare del digitale e del web. È molto semplice, il web è il nostro sistema e appunto l'acqua nella quale nuotiamo.